Buonasera Sindaco, oggi in giunta abbiamo discusso di due convenzioni molto importanti. Sì, buonasera a tutti. Oggi la giunta vi ci ha visti naturalmente occupati a discutere due convenzioni, una riguardante il CTL, quindi il centro del tempo libero, il campo da tennis e naturalmente la ciclabile, un progetto che da tanto ormai si parla, sul quale si parla e che sta avendo adesso la sua finalizzazione. E la convenzione di cui si parla è una convenzione che riguarda la gestione e l'utilizzo di quelle strutture, una convenzione che sarà di durata trentennale e che ora stiamo valutando come riuscire a conformare il meglio possibile secondo le nostre esigenze e le esigenze del comune di Cles, l'altro comune con il quale si andrà in convenzione. Un'altra convenzione è quella riguardante i vigili urbani. Da poco ha iniziato l'attività il nostro vigile, che naturalmente saluto e che auguro un buon lavoro. Ora stiamo vedendo come un comune così grande di 5.000 abitanti possa riuscire comunque a far fronte a tante problematiche e piccole esigenze che tutti voi ci avete segnalato, naturalmente, con un unico vigile e vedere l'opportunità anche finanziaria che ci sia ad avere una convenzione che vedrà coinvolto sia il nostro vigile che altri vigili a dare una mano sul controllo del nostro comune. Anche qui siamo in fase di valutazione e vedremo come riuscire nel meglio possibile, insieme anche agli altri comuni che faranno parte di questa convenzione, a trovare la giusta collocazione a questa convenzione. Poi è da segnalare anche l'incontro che è stato fatto questa settimana con i nostri operatori turistici sul territorio di Ville d'Anagna, dove si è avuto un bellissimo dibattito su quali potrebbero essere, le opportunità da sfruttare nel nostro territorio e quali le azioni che un comune, un'amministrazione pubblica può fare per aumentare il senso del turismo all'interno della nostra comunità e i piccoli miglioramenti che si possono fare per rendere accogliente ad un turista che viene dall'esterno le nostre strutture, ma anche i nostri paesaggi, quindi la visibilità dei nostri paesaggi. E naturalmente questo incontro, questa assemblea è stata coronata dal Castel Valer e dalla disponibilità naturalmente del Conte Spaur a far visitare quella struttura che tra un po' diventerà un punto attrattivo importante del nostro territorio.